Buongiorno a tutti da Italian Maker. Oggi ci troviamo in compagnia di una nuova Leica, ovvero la Leica CL. Nuova non è perché è uscita nel 2017, però siamo qui oggi per testarla e provarla a pieno. Allora, la macchina ci è stata fornita insieme al 35 mm f1.4 e al 18-56 3.5-56, la lente in kit generalmente venduta con questa macchina. Il corpo è veramente veramente piccolo, si presenta infatti più piccolo della Leica Q, è però un APS-C e non è un full frame, quindi ci sta che il corpo è un pochino più piccolino. Cosa piacevole però che non ha ghiere particolari ma è tutto personalizzabile, non ha una ghiera per i tempi e una per i diaframmi ma presenta due rotelle qua che si possono appunto settare a proprio piacimento con un piccolo display qua in mezzo che ci comunica appunto che cosa stiamo andando a modificare. A livello di ergonomia ci ricorda un po' una via di mezzo tra una Q, una M e una TL, è un po' un mix di queste tre macchine unite in un corpo veramente compatto. Infatti pesa poco più di 400 grammi, senza obiettivo ovviamente, quindi veramente un valore di tutto rispetto per una macchina comunque con queste prestazioni e capacità. Come dicevo, le due ghiere laterali possono essere configurate per andare a modificare i settaggi e hanno anche all'interno un pulsante per andare appunto a cambiare, in questo caso questo è impostato sull'ISO, ruotando posso cambiarlo, questo qui è impostato sulla modalità di scatto, priorità di tempo piuttosto che manuale, piuttosto che video e così via. Mirino che è circa un 2 megapixel come risoluzione, quindi non è altissima, è un filino peggio della Q, ma è comunque un buon mirino. Carina la forma circolare, ovviamente regolazione diottrica, un mirino che però è molto luminoso e presenta una buona area di copertura nonostante appunto sia una APS-C. Il posteriore ci piace molto, la forma dei pulsanti, le curvature del corpo ci piacciono molto, ci ricordano un po' la M con questi pulsanti messi così. Una pecca nell'ergonomia che abbiamo trovato è la mancanza di un grip per il pollice, dove nella Q abbiamo quella specie di scalanatura qua, addirittura nella Deluxe c'è un gommino che blocca il dito, qua manca, infatti la macchina non sta bene in mano e tende un po' a scivolare. Play per vedere le foto fatte, che si può raggiungere in alternativa scorrendo anche in su con due dita. Il pulsante funzione che ci permette di accedere velocemente alla modalità di autofocus in questo caso, ma se si tiene premuto si può personalizzare a piacimento con le impostazioni rapide che si vuole e poi menu per muoverci appunto all'interno dei menu. I menu rimangono gli stessi della Leica Q, quindi non ci sono particolari differenze. Altra cosa che la comuna alla Leica Q è anche la batteria, infatti monta una batteria esattamente dello stesso modello della Leica Q. Ha diverse caratteristiche tecniche all'avanguardia, per essere una macchina comunque uscita già ormai 2 anni fa, che sono una raffica di ben 10 foto per secondo, quindi veramente veloce, adatta anche ad usi sportivi, e i video in 4K a 30 frame per secondo, quindi anche per un videomaker può essere un buon prodotto, ricordando sempre che non ha l'ingresso né del microfono né delle cuffie. La gamma ISO arriva a 50.000 ISO, proprio come la Leica Q, infatti hanno lo stesso processore in comune, ma abbiamo notato che appunto essendo una PSC la resa non è per niente la stessa della Q. Questo corpo però ha l'enorme vantaggio di appunto avere l'ottica intercambiabile rispetto alla Q, quindi appunto è più versatile. Come potete vedere, una pecca anche di questa macchina, come avrete visto nella recensione della Fujifilm X-T3, che ha lo stesso problema, non c'è nulla che protegge il sensore. Infatti quando togliamo l'obiettivo non c'è una tendina a proteggere dalla polvere l'ingresso sul sensore, ma è così in aria. Quindi pure questa macchina non è particolarmente adatta a cambi lente in ambienti polverosi. Questa lente in kit, come detto appunto, rimane abbastanza compatta anche quando andiamo a zoomare, non esagerano le dimensioni, c'è comunque la ghiera per mettere a fuoco in continuo, non c'è nessuno switch autofocus manual focus, ma è sempre in autofocus e si può andare a correggere o se no si può disattivare l'autofocus dai menu. Questa lente però noi non la vediamo particolarmente adatta a questa macchina, in quanto riteniamo che questa tipologia di macchina così compatta, così discreta, sia molto più adatta ai fissi. In particolare riteniamo che per questa macchina le sue lenti prescelte siano il 18 mm, che è lungo circa così, quindi è proprio corpo e poco più del tappo, e il 23 mm, che è lungo circa così, che sono tutte lenti
molto compatte per questa macchina. Già il 35 è una bellissima focale, una lente nitidissima. Abbiamo avuto modo di provarla al Carnevale di Venezia e ha una risolvenza incredibile, nitidissima, però un po' troppo grossa e sbilanciata per questo corpo. Ci è piaciuta, non è scattato lo stesso feeling che è scattato con la Q purtroppo, ma per chi cerca una macchina più versatile in cui poter montare dei grandangoli o in alternativa dei teleobiettivi, ma aver comunque una macchina piccola, compatta, leggera e, se si vuole, economica, perché comunque è più economica rispetto alla Q, rimane un ottimo prodotto, molto valido. Un'altra cosa che abbiamo notato, purtroppo nel Fire RAW, a differenza del file della Leica Q, è la possibilità di recupero delle luci, in cui il recupero specialmente delle alte luci risulta quasi infattibile su questo RAW, perché tende a desaturare incredibilmente l'immagine. Appena andiamo a abbassare una luce bruciata, questa tende a perdere tutto il suo contrasto, i suoi colori, cosa che invece con la Leica Q non succedeva. Nelle ombre se la cava un filo meglio, ma sempre non siamo ai livelli della Leica Q. I materiali davanti comunque sono sempre di ottima fattura, questa gomma qui rimane molto valida e comunque dà un certo senso di grip sulla macchina, e anche tutto il resto, comunque le verniciature e delle lavorazioni sono comunque sempre al top. Anche la cinghia, questa volta in simil pelle dentro il neoprene, molto bella, robusta, sempre col logo Leica impresso. Ringraziamo Leica Camera Italia per averci permesso di provare questa macchina con questi due obiettivi. Vi ricordiamo che in descrizione potete trovare il link per acquistare questo e molti altri prodotti direttamente dal sito di Leica Camera Italia. Un saluto a tutti da The Italian Maker.